Non posso iniziare, diciamo, questa conferenza stampa se non facendo un passaggio di solidarietà e di vicinanza innanzitutto ai parenti delle persone che ieri sono state coinvolte in questo incidente, ma nello stesso tempo permettetemi anche di fare un encomio alla squadra che ha operato, alla squadra del 118, ma alla squadra anche all'interno dell'ospedale Pugliese Ciaccio, perché ha prontamente, diciamo, dato una risposta a questi feriti, addirittura richiamando le persone, i dipendenti, i medici e gli infermieri che hanno immediatamente risposto anche fuori orario di servizio e venendo, diciamo, in ospedale per dare assolutamente una mano. Quindi rivolgo un plauso e un encomio a tutti anche i dipendenti del pronto soccorso. E rivolgo un saluto anche ai presenti di questa tavola di cui mi appresterò nel prosieguo a spiegare anche la presenza di tutti questi attori. Alla mia sinistra il dottore Ciaravolo, che è un emodinamista molto stimato nel nostro ospedale ma anche nel territorio. Saluto il dottore Toni Gromo, che è il presidente provinciale del CONI. Saluto la dottoressa Murrone, che è il dirigente responsabile dell'Aldisio, il dottore Giuseppe Gualtieri, che è il responsabile del Catanzaro Calcio, e ovviamente la mia squadra, il dottor Mario Donato, direttore amministrativo, e il dottore Miceli, direttore sanitario.